Amici Xur, questa settimana è su Nessus, solito posto, tomba dello scrutatore. Venite qua sull'alberello strambo rosso, trovate lui che è nascosto in mezzo a tutti, che vi vende sta settimana. Ma prima, Instant Gaming ragazzi, in descrizione trovate giveaway e link per shoppare Resident Evil o quel cacchio che volete voi. C'è anche Lightfall, ovviamente sempre in sconto a 35 euro, quello che è. Giveaway mancano 7 giorni, quindi è l'ultima settimana. Poi la prossima vediamo se attivarne un altro, da aspettare 2 settimane. Quindi se non l'avete ancora fatto, partecipate al giveaway per vincere quello che volete voi, mi raccomando. Spezza regine. Beh. Fucile lineare. Spara una scarica d'arco precisa a lungo raggio che si incatena ai bersagli nei pressi e li acceca sul colpo. Questa roba qua vi ricordo che c'ha due tipi di colpi da poter sparare, con due mirini differenti. Quindi insomma è un'arma un po' particolare che però in questo momento si utilizza veramente molto poco. Promessa di Shinobu, cacciatore ad arco con una granata nefasta migliorata. E se non sbaglio da due cariche, no? Ah no, si riempie quando danneggi i nemici. Quindi è un modo per far sì che la granata nefasta sia più efficiente. Il roll fa un po' schifetto, direi che è buono per le collezioni. Il mezzo da guerra Actimo invece per il titano ricarica costantemente le munizioni dalle munizioni di riserva una parte dei colpi dell'arma equipaggiata. Fucile automatico e mitragliatori. Quindi i mitragliatori in questa season sono discreti, me li avete visti usare un sacco, si usano, che sia il signore del tuono, l'evasione ritattata o anche, non mi viene il nome ragazzi, quello esotico della luna super mega, come cazzo si chiama, dov'è, amici, l'oxenofagia, scusate, l'oxenofagia, o gli affari sporchi se volete fare un po' i trollerini in crogiolo, quindi è una di quelle esotiche che si può utilizzare in qualche ambito così per fare qualcosa di particolare. Quindi ci può stare, io la prenderei così intanto ce l'avete se non vi manca. Il roll non è granché, la resilienza è molto bassa, c'è mobilità che sul titano non serve, quindi insomma tenetelo un po' a mente. Espressione della verità invece, discreto casco per la strega, direi anche buono, un buon casco. Anche qui il roll purtroppo non ci aiuta. Che cosa fa l'espressione della verità? Si incentra principalmente sulla rigenerazione delle granate. I colpi di grazia con armi che utilizzano un tipo di danno corrispondente all'elemento della tua sottoclasse. Quindi, solare, solare, vuoto, vuoto, eccetera, eccetera. Attivano spasmi mortali, fornendo un bonus ai danni delle granate ed energia delle granate. In più, questo bonus viene esteso anche ai compagni di squadra. Quindi questo tra tutti e tre penso sia il migliore. Poi prendete il mezzo da guerra se volete, lo shinobu lo mettete nel deposito. Leggendari, nessuna tregua, arma della season dei pirati con surplus e armonia, no. Fight di sangue, idem come sopra, con assassino ambizioso e furia concentrata, beh. Modo perpetuo, mira istantanea. Potrebbe essere un roll entry level per il PvP, diciamo così, anche se non è il massimo di stats e tutto il resto, l'avventato, però se non avete un mirino con mira istantanea e volete divertirvi in crogiolo, questo ci può sta. Parole vuote con fucile a fusione, evento assassino per riserva, no. Quarta fortunata, furia concentrata sull'Igalos. Questo è un buon roll, ragazzi. Si usa pochissimo, si usano pochissimo in generale i cecchini, però questo è un buon roll. PvE boss. PvE boss. Basta. Io lo prenderei, lo metterei in saccoccia eventualmente. Poi abbiamo spara e dimentica, fucile a fusione lineare con telemetro e demolitore, non è un buon roll. Così come ronda notturna non è, lo è altrettanto. Cioè il falco lunare con telemetro e il racconto dell'uomo morto con bersaglio mobile, entrambi ottimi per il PvP rollati così. Soprattutto il falco, quindi se non avete ancora preso, prendeteli adesso. Ci può sta. Armature, vediamo se sono buggate esattamente come la settimana scorsa. E me sa proprio di sì, ragazzi. Allora, il set è quello, non mi ricordo di che cosa, sinceramente, di qualche sì. Forse la season dei, di chi? Di Kalus, dell'anno scorso. Vabbè, una roba un po' così. E
Vediamo gli altri PC, ma presumo che se il cacciatore ce l'ha così buggate, penso che siano anche quelle degli altri PC buggati, ragazzi. Quella dei tormentati, esatto, quella lì. Sì, avevo visto. Se me lo carica. Bungie.net è rallentato in questo momento. Ok, eccoci. 54, 50, sì, 50, 54. Ragazzi, le armature sono ancora buggate, quindi inutile, a meno che non vogliate il decoro di questo set, inutile che l'andate a prendere. Però, l'espressione della verità è buono. Prendetevi l'Igelos, provate l'avventato in PvP se volete, e se non avete ancora preso il falco e l'ho morto, questa è la settimana giusta.